Buonasera, professor Pantano. Oggi 28 Buonasera. maggio e diciamo che, concordando con lei telefonicamente questa puntata, lei ha avuto la brillante idea, anzi l'ottima idea, di ricordarci che oggi era l'anniversario della nascita di Hernán Seli, un Ieri. grande intellettuale francese, un grande scrittore, anche un raffinato ideologo politico, e anche lui come Ezra Pound e altri grandi giganti, oltre che americano e strapound, che seguirono appunto le sorti dell'asse, quantomeno erano chiaramente vicino al fascismo, in quanto che avevano trovato nei postulati che emanò il fascismo, diciamo, una delle loro ragioni di vita, se vogliamo, e non solo. Certamente Luis Fernand Celine, rispetto a Brasillach e a de La Rochelle e altri grandi francesi, evitò per sua fortuna di essere fucilato, questo va detto, ma comunque rappresenta appunto quella grande elite francese fascista su cui oggi manca uno studio generale completo. Abbiamo solo gli studi per settore, per figure, Brasillach, de La Rochelle, Fernand Celine appunto, di qualcun altro, ma non abbiamo invece uno studio, manca proprio uno studio completo su quello che è stato il fascismo francese, specialmente gli anni 30, come le famose volte di febbraio 34, la famosa rivista Je suis partout, eccetera, eccetera, che loro facevano testo, facevano opinione, insomma, i francesi non scherzavano, anzi, per certi versi, alcuni francesi sono stati forse molto più grandi di certi italiani, anche perché sono stati coerenti fino alla fine e non hanno fatto nessun 25 luglio fra di loro, voglio dire, almeno da questo punto di vista, almeno quello va detto. Comunque, stasera vorrei che lei ci parlasse di Luis Fernanda, direi veramente straordinaria, un uomo che ha vissuto anche, diciamo, anche poveramente, insomma, non è che se ne passava bene, però coerente fino alla fine. Prego. Intanto una considerazione. Ieri è stato l'anniversario della nascita, perché Sì. è nato il 27 di maggio del 1894. Però 94, sì. lei è partito trattando il problema l'ha chiamato fascismo francese. Guardi, il fenomeno è un po' più vasto, perché il Beh, fascismo certo. francese, no, il fascismo francese inteso come lo intendiamo noi all'italiana, sarebbe stato un fatto compresso, limitato ad alcuni, se non che ha trascinato un'infinità di altre situazioni. Per le quali si è creata una frattura in Francia netta, molto più di quanto possa essere stata in Italia, che poi con la parte dei francesi militari che si sono messi a disposizione degli alleati, De Gaulle e compagni, Leclerc e questa gente qua, che si è messa quindi in antagonismo allo Stato francese legittimo, quello presieduto dal maresciallo Pétain, che tra parentesi non era mai stato fascista, Infatti. ma addirittura da Céline ebbe rimproverato di essere stato massone. Céline, che è stato subordinato nella prima guerra mondiale a Pétain, era un È andato volontario, è stato un fantaccino che è ferito nella prima guerra mondiale, che ha avuto per capo proprio Pétain. Poi se lo è ritrovato dopo e addirittura ha avuto un momento di quasi contatto, oserei dire contatto, quando il regime di Parigi si è ridotto a Vichy, soperchiato dall'avanzata degli americani. E poi da Vichy si è trasferito a Sigmaringen, che è una città del sud della Germania, che ho visitato molti anni fa, e sono andato proprio a vedermi l'albergo dove ha abitato Céline. E la città poi di base della famiglia della dinastia degli Hohenzollern, che
sono stati a capo dell'impero del Reich germanico, però il principe di Sigmaringen andò a fare il re in Romania. Quindi facciamo un passo indietro e parliamo adesso solo di... No, parliamo un attimo del fenomeno francese. Vede, gli assassinati dagli antagonisti, cioè dagli antifascisti, della Repubblica Sociale Italiana, si diceva una volta, quando ero giovane io, che fossero stati intorno ai 300.000, il numero era stato un po' gonfiato, però il centro di studi sulla Repubblica Sociale Italiana della Fondazione di Terranova Bracciolini ha superato i 60.000 nomi certi di combattenti, cioè di militari e analoghi della Repubblica Sociale Italiana uccisi o morti o massacrati. I morti civili vanno inseriti anche, cioè quelli dei bombardamenti, nel novero delle vittime della guerra, ma è un numero difficilmente verificabile. In Francia, invece, gli assassinati dagli alleati e dalla cosiddetta resistenza francese, che fu un po' più concreta di quella fittizia, inesistente, italiana, furono con certezza, attento al numero, superiori a 800.000 e forse intorno al milione. In Francia i massacri sono stati violenti. In Francia si sono stuprate e assassinate decine di migliaia di donne della sponda anti-americana, cioè della sponda che noi tout court potremmo chiamare fascista, ma in effetti poi molti non pensavano assolutamente di essere fascisti. Della sponda della parte francese che vide nella Germania un alleato e cercò di essere fedele alla Germania. La fucilazione fatta fare da De Gaulle a carico di Brasillac servì da esempio, ma in effetti a Brasillac non c'era da debitare nulla di concreto, cioè di attività politica, perché è stato anche fucilato Laval, che era il capo del governo francese. Sì, e, ministro degli esteri della Repubblica di Vichy. Sì, ma era prima. Era stato anche presidente del Consiglio francese. Esatto. Non solo ministro degli esteri. Sì, anche. Insomma, i massacrati, i fucilati, eccetera, sono stati moltissimi in Francia più che in Italia. Ovviamente, il fenomeno è curioso, moltissimi furono gente di pensiero. Se stasera vogliamo parlare un po' brevemente, perché cerco di non andare alle lunghe, di Céline, è in ossequio all'anniversario della nascita, sono passati, abbiamo fatto i conti, 121 anni dalla nascita ieri, è morto il 1 luglio del 61 a Parigi. Il personaggio è stato più fuori del comune. Non voglio enfatizzare le espressioni, ma fuori dell'ordinario, quindi straordinario, più di quanto si possa immaginare. Perché questo uomo, che veniva da una famiglia semplicissima, umile, anzi nella biografia si sostiene che avesse avuto un'infanzia un po' dura, in quanto aveva un padre molto esigente, molto svelto di mano, eccetera. Céline studiò, andò
fece il militare e andò volontario nella prima guerra mondiale. E studiò da medico. Non è stato il solo degli illetterati che sono stati medici. C'è anche un eroe nella letteratura famosa, grande, che è un protagonista, il dottor Zhivago, che è un medico e che è un poeta, e che coincide come poeta, le poesie di Zhivago sono le poesie di Pasternak. Cellini era un medico. Ce ne sono stati molti di scrittori medici. È una cosa molto interessante quella, bisognerebbe analizzare questo fatto. Comunque, Céline ha avuto una straordinaria notorietà in seguito al suo secondo componimento. Non fu il primo, però fu quello che fu inserito in un gioco letterario per il quale ottenne il secondo premio, il primo premio del secondo tornata di valore in Francia, che è il premio Renaudot, non il premio Goncourt. Appena uscito questo romanzo, del quale faccio, indico subito il titolo, che fu Voyage au bout de la nuit, viaggio al termine della notte, nel 1932. Adesso apro una... devo prima accennare una cosa che è importante. Il primo, la prima composizione, sembrerebbe una specie di tesi di laurea, in effetti è una specie di tesi di laurea di Céline, ed è una analisi del dottor Semmelweis, che fu uno scienziato delle immunità mediche, cioè di quel criterio per il quale oggi si è molto attenti, cioè la necessità di essere molto puliti, di combattere con i vaccini, con le disinfezioni, con l'estremo rigore, che ovviamente stiamo parlando degli anni, dei primi anni 20-30 del XX secolo, non era così osservata anche per via della prima guerra mondiale come oggi. Però le osservazioni che ha fatto, la narrazione che ha fatto sul dottor Semmelweis, proprio Céline, che non si chiamava Céline ma si chiamava Destouches, e aveva un nome simile di nascita, di battesimo, perché fu battezzato, non fu mai fedele, ma fu battezzato. Non era Louis Fernand, ma era Fernand, Louis, Auguste, adesso non mi ricordo quei quattro nomi, poco importa. Li ho annotati a qualche parte, posso andarli a vedere, ma adesso non è importante. È nato alla periferia di Parigi ed è morto alla periferia di Parigi. È vissuto solo 67 anni. Non è arrivato a 68. 67, sì. Non è arrivato a 68. Questo saggio sul dottor Semmelweis è in vendita anche nella versione italiana. Mi soffermo un attimo sul Voyage au bout de la nuit, che a me accadde di leggere che ero ancora ragazzo. Perché mi sia imbattuto in Voyage, confesso, non lo so. Probabilmente deve essere stato in quel momento storico nel quale da ragazzi eravamo all'individuazione dei fenomeni della grande letteratura e avevamo idee scarse. Io avevo idee su Pound, ma non approfondite come le ho oggi, ma istintive, legate ai fatti di famiglia. E di Céline avevo sentito parlare anche da amici. Mi ricordo che una volta ne parlammo un po' a lungo con Giano Accame, e sto riferendomi agli anni 50,
sto facendo i conti, forse non ero arrivato al 60, sto facendo i conti che quindi conoscevo Akame da quei... No, no, lo conoscevo da prima. E comunque sia, mi accadde di entrare in possesso della traduzione italiana del viaggio al termine della notte. Questo era il titolo. Comprai il libro, Esatto, bellissimo libro. sicuramente no, era di seconda mano, cioè usato, e lo lessi inizialmente con un po' di curiosità, poi non mi ci infilai immediatamente. E lo lessi un po' a tratti. Poi un giorno ho deciso, perché lo trovavo molto, non ero mai stato propenso a leggere la narrativa, il romanzo, e non lo trovavo un romanzo, lo trovavo molto curioso. Poi un giorno mi sono deciso a leggerlo, anche perché avevo parlato con un vecchio signore che era un mio amico di origine polacca, che era qui in Italia, e con altre persone, il quale sapeva di Céline. E quando mi sono impossessato, oserei dire quando sono riuscito a leggerlo definitivamente, la prima volta, che in effetti era una seconda volta, riuscii a capire, con mia sorpresa, lo spirito di come Céline aveva scritto questo straordinario libro, che ebbe un successo gigantesco. Dopo accenno al successo, sperando di non dimenticarlo, che c'è un risvolto divertente. E in sostanza, fu un atto di invenzione della letteratura, perché di questo si trattava, quindi non di una narrativa alla Hemingway, un po' Melenza, un po' alla Marcord, ma un ricordo di fatti concreti, un po' come stiamo facendo noi adesso, nei nostri colloqui, anche se a distanza, impostati in termini di questo genere. Quando io parlo e lei interviene o sottolinea un qualcosa di quello che io dico, o mi interrompe per ricordare un'altra faccenda, eccetera, noi non facciamo altro che immedesimarci nel criterio di Céline, il quale, per raccontare un fatto, per esempio la nostra conversazione di adesso, se io fossi Céline, racconterei: c'è il pantano che sta raccontando a Ubaldo Croce, e lo vedo appoggiato, la testa appoggiata su un pugno. Poi è forse la testa appoggiata, attento, attento, così scrive, se, puntini, puntini. La testa appoggiata, forse perché è un po' stanco, sono le 9:30 di sera, forse perché... No, ma forse starà pensando a qualcosa d'altro, oppure... Ma vuoi vedere che lo sto annoiando? Oppure... No, no, così scrive Céline. Céline inserisce nella narrazione una divagazione continua per la quale può dire: beh, ma mentre Croce mi parla, oggi al telegiornale ho sentito il cretinetti italiano che ripete le stesse cose in chiave trionfalistica. Ma guarda che scemo quello. Sì, è vero, lo scemo in guagnolo, però Croce mi sta seguendo. Io sto cercando di proporre quello che avrebbe scritto Céline. Sì. Ma no, ma Renzi è un cretino. E poi mi viene da ridere a pensare che Berlusconi, con tutta quella cera che ha in testa, sia una persona che possa essere presa in considerazione. Ah, scusi, Croce, ho divagato un attimo, ma com'è che non mi riprende? Ecco, questa è la narrazione. Va avanti così, in continuazione. Non racconta le albe, i tramonti, no, con le parole sdolcinate
di chi vuole suggestionare il pubblico, perché c'è un sacco di gente che ha imitato il buon Manzoni, il ramo del lago di Como, eccetera. Insomma, ma Serin è l'invenzione, il criterio moderno di sentire ed esprimersi o di essere nel contempo distratti anche nella conversazione dagli accadimenti e dalle realtà che ti sovrastano, che in apparenza non sono utili alla narrazione, ma ne esce fuori un affresco complessivo del tipo di narrazione per il quale uno si rende conto che sta vivendo in un momento storico nel quale non è necessario solo raccontare, ma è necessario anche rappresentare i problemi, le angosce, le difficoltà di noi stessi che ci stiamo divertendo a seguire una narrazione, ma nel contempo siamo sovrastati dai problemi. No, il conto da pagare, lui te lo mette dentro. Ed è la caratteristica di un uomo che ha avuto esperienze molteplici, anche quella di essere stato ferito nella prima guerra mondiale a un braccio, e qualcuno dice che abbia subito anche due interventi alla testa, anche se di striscio, ma due interventi, le schegge che gli erano rimaste, e quindi di una persona che ha una complessità psicologica narrativa veramente moderna. Il XX secolo inizia a configurarsi nella sua completezza proprio con lo scritto di Selin, che esce nel 32. In più, non c'è, adesso non mi si venga a dire, ma raccontami la storia del Voyage au Bout. Non mi interessa raccontare la storia. Mi interessa far capire al lettore e all'uomo che gli stati d'animo devono portarci alla considerazione che la vita è anche una gran porcata, e ce lo spiega con situazioni di bassezze, non scavate ed esposte come si fa in certi film per ostentare le bassezze morali, ma di bassezze che sono reali e che appartengono a quel sistema di vita per il quale uno dice: accidenti, se c'è un Dio, certo l'ha combinata grossa, perché questa umanità probabilmente, se è a sua immagine e somiglianza, è l'umanità di un Dio nettamente bastardo e antiumano. Sto cercando di sintetizzare quello che è, e in verità questo modo di proporre il sistema narrativo, che non è per esempio quello di dire lo chef, che è tutt'altro, che è completamente differente. Madrid aveva una grande considerazione per Selin. Sono proprio due ambienti, due stati d'animo differenti. Non è nemmeno quello di Brasillach, che è più enfatico e più ortodosso nei ritmi, anche se è un uomo di grandi sentimenti e di grandi sensazioni, per dire. Selin inventa, e mi creda, ha impiegato tempo l'umanità a capire. Si figuri che chi si è occupato alla grande di Selin sono stati gli americani degli anni 70-80, quelli della Beat Generation, quelli delle generazioni perdute, se vogliamo, i quali, anche se ideologicamente lontani, e adesso dopo ritorno alla parola, all'espressione ideologicamente lontani, hanno detto: ma questo era un dio della letteratura, questo ha insegnato a noi tutti a fare più di quanto si possa immaginare. Hemingway era l'opposto di Selin, gli hanno dato il nome. Attento, attento, che c'è un punto di contatto. Cercherò di ricordarmene più
più avanti, per non bruciare la battuta adesso. È un vago punto di contatto. Allora, a me è accaduto, poi, di aver comprato una copia di questo Voyage au bout de la nuit da uno dei rigatieri di Roma. E un giorno poi, dopo poco tempo, ho detto, è troppo poco averne una copia. Ne voglio avere una seconda perché così la presto. E l'ho prestata. E mentre gironzolavo ne ho comprata una terza. In sostanza sono riuscito a mettere da parte 5 copie dell'edizione del 32, tradotta in italiano da Alex Alexis, che era un signore che faceva il traduttore di mestiere. E aveva una difficoltà fondamentale. Dopo racconterò il perché ho accennato le 5 copie, che poi in effetti sono 6. Aveva una difficoltà fondamentale. Come si poteva rendere l'argot, cioè il dialetto, il dialettaccio della plebe parigina soprattutto, il gergo di quella plebe in letteratura, che in francese è facile, uno la scrive, anche noi quando scriviamo mettiamo le espressioni romanesche o milanesi, o come ha fatto Fellini, amarcord, no? Amarcord. Sì. Mi ricordo e le riportiamo così, ma come si fa a tradurre amarcord in spagnolo o in inglese? I remember, vabbè, è difficile. Ebbene, questo signor Alex Alexis è riuscito, mettendosi dentro un sistema gergale italiano, mettendosi dentro delle espressioni che erano un po' quasi dialettali, contendenti al lombardo, al veneto, eccetera, è riuscito in un'ottima traduzione. Allora, perché ne ho comprate molte copie? Perché a un certo punto mi vedevo in dovere di partecipare ad amici e persone preparate la lettura di Céline. Poi scoprì che invece alla grande ne aveva già trattato Pound, che aveva letto Céline in francese. Io poi ho fatto di più, ho cercato anche di comprare il francese, infatti ho adesso qui non sono in studio, come si vede, ma ho sia la prima edizione italiana che le edizioni francesi. Non la prima, perché l'edizione francese, la prima edizione francese, l'anno scorso una libreria di Parigi mi ha mandato il catalogo e l'ho vista proposta per 35.000 euro. Insomma, si vende a un certo valore. In Italia le copie che ho comprato, mi sono accorto dopo, che andarono a ruba, perché l'editore Dall'Olio Corbaccio, che cosa ha fatto? Ne stampò probabilmente 5.000 copie. Era un volume di spessore, di molte pagine, 600 pagine, 700 pagine, ma non era sicuro della vendita. Allora, che cosa ha fatto? Le ha venduto il primo scaglione a 15 lire, ma siccome è andata a ruba nel giro di una settimana, ne ha venduto il secondo scaglione mettendo una peccetta sopra a 15 lire e scrivendoci lire 18. Poi ne ha venduto un terzo scaglione a una cifra superiore, adesso non mi ricordo, so che arrivò fino a 35 lire a forza di aggiungere peccette, e io me ne sono accorto. Hai capito? Delle edizioni anche successive, perché un giorno ho confrontato tutte le copie che avevo, detto, ma perché la prima mi costa così e la seconda ha una peccetta sopra, la seconda, terza ha un'altra peccetta, un'altra etichetta impeccettata con un prezzo maggiore? E ho visto e ho scoperto che quindi Dall'Olio, che probabilmente ne ha vendute più di 20.000 copie, che a quell'epoca vendere 20.000 copie era uno strepito editoriale, e aveva fatto anche, oltretutto aveva usato una carta volgare, economica, aveva avuto un grandissimo successo. Addirittura è stato ristampato nel dopoguerra, nel 48, ma in un'edizione accorciata, e questa è stata una bestialità e un errore, perché nel dopoguerra si è sentito la necessità di continuare a leggere Céline. Adesso una considerazione, e purtroppo guardando l'orologio mi porta a dire questo: una delle mie copie la prestai anche a un mio carissimo amico che frequentava
frequentavo con assiduità, ci conoscevamo dal 64, che si chiamava Carmelo Bene. Ah. Sostengo che Carmelo non mi abbia mai restituito. Questo dovrebbe essere successo nel 69. Non mi abbia mai restituito la copia che gli ho prestato. Lui sostiene di averla restituita, non mi interessa. Non sto facendo un addebito a Carmelo, sto facendo un addebito di ordine letterario che Carmelo Bene lesse Selin, grazie a me. Nel 69 sicuramente. Dopo il Festival di Venezia, nel quale con Nostra Signora di Turchi vinse premio importante, non il Leone d'Oro, ma per il quale io mi interessai. Dunque, Selin poi ha scritto una marea di altre cose e ha avuto anche una vita molto movimentata, perché da medico ha chiesto di andare in giro per il mondo, girando l'Africa, girando l'America, andando in Canada, eccetera. Sì. E andò anche in Unione Sovietica. E in quel momento Selin era un anarchico, totalmente anarchico. Quando arrivò in Unione Sovietica aveva delle propensioni a favore del comunismo, non aveva nessuna propensione per il fascismo italiano. Quando visitò la Russia sovietica da medico, si accolto in ospedali, eccetera, tornò indietro e disse e scrisse: e questo è il paese del socialismo e dell'avvenire, e questo è il paese dove la sanità dovrebbe essere alle stelle, e questo praticamente mandò a quel paese l'Unione Sovietica e ne scrisse in una maniera feroce. Ma si accorse e si convinse che l'Unione Sovietica era in mano a una clan di personaggi che si qualificavano comunisti, ma in realtà non ho capito perché. Lui li ha trovati quasi tutti ebrei, salvo Stalin. E questo lo ha impressionato. Tant'è vero che a un certo punto si è messo a inveire in chiave anti, non ebraica generica, ma anti boss ebrei, e gli uscì il famoso libro dei Bagatelle per un massacro. Sì. Questo Bagatelle per un massacro ha sostenuto Selin che non era un libro anti ebraico, non c'era nulla di filo nazista, dice, io ce l'ho contro i furfanti ebrei, che hanno sempre capitanato il loro popolo per fargli commettere anche delle cose spregiudicate, ma in fondo, per, da caporioni, avvalersi dei loro imbrogli e dire non sono miei, ma sono del mio popolo. È una chiave di lettura importante che peraltro non è stata facile a smantellarsi, tant'è vero che Selin, dopo Bagatelle per un massacro, è stato tacciato di antisemitismo tout court dall'ignoranza di coloro che volevano giocare sporco. È vero che c'è stato il discorso della Germania, ma sappiamo benissimo che in Germania l'elite ebraica era filo hitleriana e ce l'aveva con gli ebrei polacchi, che invece appartenevano alla parte cenciosa degli ebrei e quindi rappresentavano un po' come gli zingari oggi da noi, rappresentavano la zingaraggine nel campo degli ebrei, quindi i gruppi deteriori, ignoranti, fanatici religiosamente, eccetera. Il discorso è complesso. Potremmo parlare per delle ore su questo problema. Io questa sera ho inteso solo avvalermi di un pretesto per ricordare Selin. Però va anche detto che cosa è successo dopo. È successo molto. Mi sono preso qualche nota
perché le opere di Senin sono state decine, decine, ha vissuto una vita correttamente coerente, in quanto nella sua attività di medico, attento a quello che dico, nella sua attività di medico, ha fatto a gara con i pazienti per non farsi pagare. Oserei dire che Senin è stato il rappresentante vero di quella ristretta categoria di medici che sono angeli della sanità e non pensano a lucrare sul parcella che si deve ad ogni visita medica. Ma addirittura nell'ambito della pubblica sanità assisteva, specialmente i reietti, in maniera totalmente gratuita. Questa è la caratteristica di Senin. Comunque sia, mi affretto a dire che con la Prima Guerra Mondiale ebbe anche una decorazione, si sposò, se non ricordo male, almeno 3 volte, e l'ultima moglie è quella che lo ha, anche se il voyage è dedicato a una danzatrice americana, Elizabeth Craig, ha sposato una danzatrice nelle terze nozze, che è la signora che lo ha seguito ed assistito anche nelle traversie della Seconda Guerra Mondiale, con l'esodo a Sigmaring e poi, perché probabilmente lo avrebbero anche messo al muro, e poi la fuga in Danimarca, dove rimase nascosto fino al 1951. Danimarca che però gli ha fatto fare una 15ina di mesi di galera, per delle questioni marginali. Non è che è stato in villeggiatura in Danimarca. Hanno messo in galera sia lui che la moglie, poi la moglie l'hanno fatta uscire, eccetera, eccetera. Quando è finita la guerra nel 51, con le amnistie, con a Senin hanno presentato il conto. Lo hanno sanzionato in questo modo, togliendogli ogni criterio di patrimonio, cioè impedendo che gli hanno confiscato tutto quello che aveva e soprattutto gli hanno confiscato in prospettiva quello che avrebbe potuto introitare dalle cose successive, perché nel frattempo aveva pubblicato un'infinità di altri libri che avevano anche avuto successo notevole. Era diventato un caposcuola, anche se nessuna scuola è mai stata al seguito di Senin. Rientrato in Francia nel 51, fu aggredito dal culturame di sinistra, soprattutto da Sartre, che lui si divertiva a prendere in giro, a chiamarlo Tartre. E questa gente organizzò una cintura sanitaria a carico di Senin in maniera tale che di Senin non si dovesse parlare, ma malgrado ha continuato a pubblicare i suoi libri, specialmente la trilogia proprio sul momento dell'esilio, e ne ha pubblicati tanti, Rigaudon, Nord, eccetera, che sono della trilogia famosa. Dunque, io adesso sto facendo un po' di confusione. Mort à Crédit è una delle opere invece successive, perché dopo Le Voyage, ora che ricordo, pubblicò L'Église, poi Mort à Crédit, poi altre, che sono state quasi tutte tradotte in italiano, alcune prima della guerra e alcune dopo. Il Bagatelle per un massacre è quello famosissimo che ha poi comportato l'ostracismo nei confronti. Sì, infatti. Ho letto le polemiche attorno a questo libro da parte, diciamo. Ecco, adesso lo salto perché l'elenco uno se lo può andare a cercare. Sì, beh, dopo uno va su Google e si cerca tutti i libri che ha scritto Senin. Esatto. Ne troverà.
se non che quando è riuscito a stabilirsi alla periferia di Parigi, in una periferia molto umile, Moudon, ho sbagliato, in una zona di casette, casipole, dismesse baracche, lui si è con la moglie, si è limitato a vivere attorniato da animali di tutti i generi, cani, gatti, il pappagallo famoso, aveva un pappagallo, e ha vissuto una vita miseranda, ugualmente continuando a visitare gratuitamente, esatto, i poveri, i diseredati, in effetti lui con loro i barboni. Tanto per poi da quell'esperienza ha ricavato il famoso libro, no? Quello, diciamo, appunto quel libro che metto prima, appunto il termine della notte, Viaggio al termine della notte. Viaggio al termine della notte era, esatto, però era quello, era l'ha scritto nel 30, l'ha pubblicato nel 32, quindi aveva 36 anni. No, quando l'ha scritto, 32, quindi 34, aveva 38 anni. È morto 30 anni dopo. Che cosa ha rappresentato comunque? Se lo spartiacque tra la grande letteratura e la letteratura affaristica, quella che fa vendere e che fa anche raggiungere i premi Nobel. Ed ecco appunto, è riferimento al premio Nobel. Muore il 1 luglio del 61 e guarda caso, senta quello che dico, il 2 luglio del 61 Ernest Hemingway, premio Nobel, straricco, un sacco di cose, i film, si spara in testa. Muoiono quasi contemporaneamente. L'affermato Hemingway, esaltato soprattutto dall'antifascismo, si uccide. Céline muore per una questione, una trombosi cerebrale, che succede normalmente nella vita, e si chiude così un momento importante. Ma a quel punto riesplode la vitalità di Céline, e ancora oggi che c'è un grande interesse su di lui, molti dicono: dopo Céline non è più esistita una letteratura così viva, così importante, così solida, così umana, così universale. Il resto sono novellette. E ho forse ragione di concordare con coloro che hanno affermato ciò. Fermiamoci qui, visto che abbiamo Certo. 40 minuti buoni. Niente. Vabbè, direi che ho fornito un quadro molto chiaro su quest'uomo. Per quanto riguarda, io non è che ho letto molto di Céline, ho letto alcune cose, a parte quel libro, oppure Resoconti, chi lo definisce come ha detto lei, vedo che non c'è più, professore, è sparito. Allora niente, terminiamo qui perché il professore aveva già qualche problema prima. Comunque, terminiamo qui. Stranamente, beh, bisogna che c'è qualcuno che ce l'ha con me, forse, beh, chissà, vabbè, mentre forse è rientrato, questo pantano. C'è stata Adesso, un'interruzione. ho visto che c'è stata questa sua scomparsa momentanea, beh, è rientrato bene Un'interruzione, no, così. ma non so se ho fatto una mossa io sbagliando o è successo qualcosa. No, non lo so, no, perché ho visto che qualche problema di c'è stato, quindi. C'è stato comunque, però beh, niente, no, stavo terminando dicendo appunto che Céline, diciamo, senza dubbio, giudizio che l'ha espresso di uno dei più massimi scrittori, diciamo, della letteratura del XX secolo, che diciamo così, Quando tornerò, perché adesso mi assento per qualche giorno, sono giudizi che ho già sentito, cioè esprimere. mi riemergerò nelle letture volentieri. Niente.
No, esatto, no, niente, adesso la so per non dire, perché visto che siamo ancora in diretta. Nel quale Pound aveva una grandissima conoscenza. Vabbè, senza dubbio. Beh, a Pound, uomini liberi di grande cultura, soggetti come Serino non possono sfuggire. Ecco, perché se poi il potere, un certo potere, e gli ignoranti seguono certe direttive per, diciamo così, per primere, se vogliamo in questo caso, intellettualmente, culturalmente, uomini grandi, beh, è un discorso, ma però gli uomini grandi che sono liberi, che sono, diciamo, spiritualmente di una spanna superiore alla media, beh, è chiaro che non potranno mai farsi sfuggire certe questioni. Una cosa, il cosiddetto fascismo di Savino, che io accetto, che in effetti fu tale, è un fascismo postumo al fascismo. Mi spiego meglio. È un fascismo della visione umana, beh, avuto... così. Sì, sì, beh, diciamo che ha avuto poi una maturazione postuma, però non è il primo caso. Il delle cose è forse il vero fascismo vicino al popolo, vicino ai piccoli problemi di coloro che vivono drammi quotidiani e che riescono a vivere sperando in qualcosa. Perché sì, se c'è un'incombenza della morte in ciascuno di noi, perché tutte le cose hanno fine, va anche detto che va visto l'espressione poundiana: tutte le cose hanno fine e principio. E questo è, secondo me, il segreto anche di Selim. Basta. Certo. Bene. Bene, ringrazio per questo intervento, sperando che da casa abbia sentito bene, perché questo è sempre il problema. Comunque speriamo bene, speriamo che sia stato recepito questo suo intervento come si deve. Allora, salutiamo chi ci ha seguito e alla prossima. Alla prossima. Buonasera. A presto. Buonasera.